È giunta a mezzogiorno di oggi la conferma ufficiale da Maurizio Di Mauro, il direttore generale dell'azienda dei Colli che comprende l'ospedale Cotugno di Napoli, dove ieri un cittadino salernitano di 33 anni è stato trasportato seguendo il protocollo previsto per i casi sospetti di contagio da coronavirus. Esito negativo del tampone attraverso il quale si doveva verificare la possibile e presunta presenza del virus che arriva dalla Cina e che sta terrorizzando i cittadini di tutto il mondo. Dalla Cina ha dichiarato di essere arrivato 2 giorni fa, dopo una permanenza di 2 mesi dalla fidanzata, anche il salernitano che si è recato ieri al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno con sintomi influenzali. Era già privo di febbre ieri sera quando è giunto da noi, racconta al telefono il direttore generale Di Mauro. Resterà in osservazione per altri 24 ore anche se il test effettuato esclude il coronavirus. Sì, sì, il tampone, il test di conferma è negativo, quindi si esclude il coronavirus, sarà, diciamo, il test evidenzia l'influenza, diciamo, depone per l'influenza stagionale. Il paziente già ieri sera è arrivato, diciamo, in discrete condizioni, era già apiretico ieri sera, quindi non aveva febbre. E chiaramente è stato in osservazione fino a questo momento. Ora continueremo la parte più terapeutica rispetto diciamo. Dottore, questo test esclude già completamente, perché si dice di questa incubazione di diversi giorni, insomma questo lo esclude già a priori, quindi non ci sarà nessun altro tipo di... No, il test è un test specifico, si fa un test di controllo, diciamo, a distanza di 24 ore, però in linea di massima già la negatività del risultato che abbiamo avuto in questo momento ci fa escludere sicuramente che possa trattarsi di... Quindi sarà tenuto in osservazione per le prossime 24 ore, esatto, ma come eccesso di... Esatto, come eccesso di scrupolo per avere proprio la tranquillità.